Allora, le cosa fanno in Giappone è questo. La mentalità giapponese fa schifo al cazzo. Non testa di deve passare mentre io faccio il video, ovviamente. I giapponesi sono persone noiose. Gente che non è competente sull'argomento, gente che magari non è vissuta qui abbastanza per capire certi comportamenti dei giapponesi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Vabbè, oggi siamo a Ravenna, perché ormai stiamo facendo un po' il giro dell'Italia durante queste feste. E niente, siccome un paio di giorni fa ho rilasciato il video dopo 2 mesi di YouTube, io ho detto questa frase dicendo che ci sono alcune persone che parlano del Giappone che secondo me non sono del tutto competenti nel parlarne, e mi avete chiesto in uno dei commenti di chi mi stavo riferendo. Vabbè, non è che mi stessi riferendo in realtà a una persona in particolare o qualcuno in particolare, però tra tutti gli avvenimenti che sono successo, tra quel di Logan Paul che ha fatto quel video che vabbè ne ho già parlato e fine, e vabbè altri 2 youtuber italiani che sono venuti di cui tutti ne hanno parlato e che vabbè si può evitare, devo dire che anche un sacco di gente, anche persone che vedo per strada, magari sono seduto al bar e sento persone che parlano del Giappone senza averne le competenze e dicono cose, sparano sentenze a raffica senza sapere niente, mi dà veramente fastidio. Anche nella, cioè anche nel piccolo, ci sono degli youtuber che ogni tanto sento di quelle cose che mi danno veramente fastidio, come queste puttanate qua. I giapponesi sono persone noiose. Quando uscite con loro, raga, ve lo giuro, sono noiose. Parlo sia per le femmine che per i maschi. E il massimo della conversazione che potreste avere con un ragazzo giapponese se uscite è questa. Cioè, che io dico, ma come fai a definire un paese come i giapponesi noiosi o che non sanno fare una discussione? Cioè, mi dà veramente fastidio, perché comunque i giapponesi, cioè, se non sanno fare una discussione, o è un problema tuo di lingua, che non sai parlare la lingua abbastanza bene da poter... Io ho il primo livello di lingua e sono 10 anni che vivo in Giappone, quindi se dico, cioè, devo dire che il giapponese lo puoi saper parlare, ma ci sono vari livelli con cui lo puoi sapere parlare. A seconda del tuo livello, tu puoi sostenere conversazioni diverse, quindi o è quello il problema, o il problema è proprio una questione culturale, perché se tu non stai alle regole, pur parlando la lingua, non puoi sostenere una conversazione con i giapponesi, che è un paese estremamente educato. È veramente difficile, cioè è veramente difficile parlare a una persona che non è, cioè magari non è educata per gli standard giapponesi, magari sarà molto educata in Italia, però per gli standard giapponesi non lo è. Vabbè, comunque io avevo visto un video che non mi era particolarmente piaciuto, però ho detto vabbè, magari sai, quel video là era particolarmente, diciamo, depressa o aveva il cuore spezzato, quindi ne stava parlando male per quel motivo là. Poi però sono andato a vedere, ho aperto un altro video e mi sono ritrovato queste scene veramente, cioè non lo so, vabbè, lei dice con tanta ironia, però boh, ditemi che cosa ne pensate, guardate qua. Allora, le cosa fanno in Giappone è questo. Ciao. Ora inquadro il di quella davanti. Ciao. Per voi ragazzi, solo ed esclusivamente per voi, e per le ragazze il culo di quello a fianco. Culo. Sì, vabbè, non c'hanno un cazzo, roba. Ecco qua. Però comunque che io faccio i video e la gente mi deve passare davanti. È la cosa più odiosa del mondo. E ti pare che non doveva venire un c***o davanti a me mentre faccio il video? Ti pare? Non testa di c***o deve passare mentre io faccio il video, ovviamente. Non lo so, non voglio sparare sentenze come lei si è permessa di sparare sentenze sul popolo giapponese, che trovo completamente non vere. Da 10 anni che vivo in Giappone e da grande amante di questo paese vi assicuro che non è così. Però devo dire che secondo me il commento di Lilletta racchiude un po' tutto. Vabbè, non aggiungo altro, però ditemi che cosa ne pensate. E per favore, cioè, magari voi lo fate perché volete essere simpatici, però YouTube è un posto dove se voi dite qualunque cosa, poi quella che dite si trasforma in realtà. Quindi se voi dite a dei ragazzini che il Giappone è un popolo noioso, freddo, che non gliene frega niente di voi, che non sanno parlare, che il massimo della discussione è quella, poi se una persona su 100.000 si sposa col videogioco, cosa vuol dire? Che tutti i giapponesi si sposano con i videogiochi? No! I giapponesi sono delle persone talmente sole, raga, che si sposano con i personaggi dei videogame. Se ce n'è uno ogni 10.000 non vuol dire che, cioè, si sposano tutti, cioè, capito? Però, capito, se voi lo dite in un video così e lo presentate in quella maniera veramente oltraggiosa, secondo me, poi passa un messaggio sbagliato che a me non va bene, e quindi questo è il motivo per cui mi sono messo a fare YouTube e lo sto facendo proprio come, quasi come missione, per farvi vedere che cos'è per me il Giappone e cos'è secondo me una versione un po' più oggettiva di quella che passa attraverso gli occhi di magari qualcuno che o è troppo piccolo e magari non sa parlare di questo paese. Vabbè, ditemi che cosa ne pensate, noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Ciao ciao!